Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video vi spiegherò come creare strade, marciapiedi e strisce pedonali in Animal Crossing New Horizon. Avrete bisogno di tre cose. Il primo è il negozio ago e filo. Il secondo è ovviamente il design delle strisce, delle strade, dei marciapiedi e il terzo è lo strumento che vi permette di applicarle. Prima di tutto andate nel negozio Ago e Filo, che vi ricordo apre dalle 9 in poi, quindi se non volete attendere potete sempre cambiare l'orario nelle impostazioni della console. Andate nel terminale, cioè davanti al terminale, interagite con questo terminale e collegatevi ad internet. Da questo terminale potete scaricare nuovi design cercandoli per modelli o stilista. A noi interessa lo stilista perché c'è un creatore che ha fatto appunto i design delle strade e quant'altro. Quindi digitate 3024 6836 1501. Assicuratevi di digitare correttamente il codice, altrimenti non riuscirete a trovarlo. Attendiamo, ci vuole qualche secondo. E come potete vedere, qui abbiamo tantissimi e bellissimi design di strisce pedonali, marciapiedi e strade. Ora, selezionate i design che volete scaricare. Purtroppo non è possibile scaricarli tutti insieme, ma uno alla volta. Quindi premete ad esempio su questo, premete su salva, premete su ok e qui selezionate uno slot libero e premete su sovrascrivere. Naturalmente dovete ripetere questa procedura per ogni singolo pezzo. Quindi, diciamo, io adesso non li faccio tutti, ma vi ripeto la procedura. Selezionate la texture che volete, andate su salva, ok, selezionate uno slot vuoto, sovrascrivere e il gioco è fatto. Quindi adesso avete, diciamo, il design. Come fare per applicarlo? Molto semplice. Uscite. Quindi adesso che avete scaricato il design dal terminale del negozio Ago e Filo con il codice che vi ho fornito, potete applicare le texture a patto di avere lo strumento per modificare, diciamo, il terreno di cui vi ho parlato in un altro video. Quindi adesso selezioniamo dal Knockfon lo strumento, avviamo la modifica dell'isola e selezioniamo a questo punto la texture da noi scaricata in precedenza. Quindi andiamo sulla matita, andiamo sulla texture e come per magia, tada, eccola qui. Quindi in questo modo potete creare strade, marciapiedi e strisce pedonali. Se questo video vi è servito, cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale per supportare Tech Gaming e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento.